Radio Italia, solo musica italiana con Paolette e Patrick, e finalmente anche con due delle protagoniste di Ci vuole un gran fisico. Ma di certo non resta. Angela Finocchiaro, benvenuta. Grazie, ciao, ben ritrovati, ciao. E Antonella Lococo, avvicinati pure al microfono. Buongiorno. Antonella. Buongiorno. Io comincerei da Angela Finocchiaro, se non altro per il ruolo che ha all'interno di questo film, Ci vuole un gran fisico. Vedi, nuda. Cosa c'è di tuo in questo film, in questo personaggio? Mi piaceva appunto provare a esplorare questo periodo della vita, che è chiaro, può essere complicato sia per uomini che per donne, però guardarlo con uno sguardo femminile non succede spesso, ecco, che questa fascia di età sia un po' esplorata. Andar via, sul mio corpo ho imparato a scrivere un tatuaggio. Senti Antonella, per te è la prima volta al cinema, ti sei ritrovata dal talent X Factor al cinema. Cosa hai portato appunto di te in questo film? Sì, appunto ho portato due canzoni, una di queste è Nuda Pura Vera. È stata scelta proprio per le sonorità anni 80, molto caratteristiche e elettroniche, che rispecchiavano un po' il personaggio che interpreto nel film. L'altra canzone è Via, una canzone un po' più intima, un po' più riflessiva, e quindi sì, sono riuscita a conciliare il cinema con la musica, quindi a unire le due cose, quindi pur essendo la mia prima esperienza sono riuscita a portare anche un po' del mio mondo. C'è un cast pazzesco. Raul Cremona che fa la parte della Carogna, sì, no, gli abbiamo ritagliato dei ruoli. Poi però Yuri Ferrini che è un fidanzato molto dolce. E sì, vabbè, c'è Elio che vive praticamente dietro l'armadio di casa. A un certo punto c'è l'arrivo di un angelo, sì, che ti salva in qualche modo, sì, che ti dà una mano, che o tenta di farlo. Sì, no, infatti Giovanni, di Aldo Giovanni e Giacomo, fa l'angelo con una specie di telecomando scassato, ha pochissimi poteri, non è che combina mai molto, poi oltretutto lui non mi sopporta, io non sopporto lui, per cui poi alla fine invece, come dire, facciamo una certa amicizia. Allora, con Angela Finocchiaro, Giovanni Storti, Raul Cremona, Elio, Antonella Lococo e tanti altri, Ci vuole un gran fisico. Da quando al cinema? Dal 7 marzo. Dal 7 marzo, ovviamente speriamo di riavervi al più presto qui con noi.